Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi glitch bomba, passarsi l'Avenger in 2 minuti, ragazzi. Sempre stato una rottura di balls fare questo glitch. Invece c'è l'after patch della patch dell'altra patch, raga. Bellissimo, facile e veloce. Allora, requisiti per questo glitch: il donatore, ragazzi, in alto a sinistra, dovrà possedere la base operativa con all'interno l'Avenger già moddato, perché noi lo passeremo a un nostro amico. Dopodiché dovremo andare all'arena per buggarci, ragazzi. Invece il nostro amico come requisito dovrà avere la stessa base e dovrà possedere l'Avenger, quindi dovrà averlo già comprato. A questo punto gli diciamo al nostro amico, ragazzi, di andare in un lavoro da titano in mira differente, come vi sto facendo vedere, ragazzi, in basso a destra. Come vedete è in mira manuale, l'amico è quello che lo riceverà, ok? Che ci aiuta a buggarci. Per Xbox si fa in questa maniera, per Play ve lo spiego tra poco, ragazzi. Quindi quando il nostro amico è dentro il lavoro da titano, ragazzi, mira diversa, quindi mira manuale, noi semplicemente dobbiamo farci invitare. Come avete visto in alto a sinistra della clip, sono andato lì dall'arena, ragazzi, dalla biglietteria, ho cliccato a freccia destra e sono fermo in questa schermata. A questo punto gli diciamo al nostro amico di invitarci, ragazzi, e accettiamo l'invito del nostro amico. A questo punto, ragazzi, una volta che abbiamo accettato l'invito, aspettiamo che ci dà il recupero, ragazzi. E una volta che ci dà il recupero e siamo nel primo messaggio di allerta, gli diciamo al nostro amico di quittare l'attività, ragazzi, quindi di chiudere il lavoro da titano. Quando il nostro amico ha chiuso il lavoro da titano, come state vedendo, e spawna in lobby, accettiamo i primi 2 messaggi e poi, ragazzi, aspettiamo che finiscono i 3 boom sul terzo messaggio. E a quel punto clicchiamo il tasto A e accettiamo l'allerta. E sbadabam, ragazzi, se spawniamo senza la minimappa ci saremo buggati. Adesso, ragazzi, non ci resterà altro che andare alla vostra base operativa. Quindi per i giocatori di PS invece, raga, è molto più semplice. Non avranno bisogno dell'amico in mira diversa e semplicemente andranno dalla biglietteria. Cosa fanno? Cliccano freccia a destra, ragazzi, e quando siete nella schermata, quella dell'arena, per guardare quello che dovete guardare, nella schermata della biglietteria, partecipate su Anawak, accettate i primi 2 messaggi e poi il terzo messaggio, aspettate che finisce di fare il terzo boom e accettate anche il terzo messaggio. Semplicissimo. Noi dobbiamo fare lo step del titano e la mira differente, ragazzi, perché Anawak su Xbox non funziona come su PS, solo per questo. Quindi a questo punto, ragazzi, una volta fatto ciò, per quelli di Xbox invitano l'amico che è in mira diversa nella sessione dal menu Xbox e fate entrare il vostro amico. A questo punto, quando il nostro amico di nuovo in lobby con noi, ragazzi, faccio vedere in basso a destra che è il ricevente che c'ha l'Avenger originale. Io invece ho preso lo Sparrow in alto a sinistra, ragazzi, che sono il donatore, e sono andato dalla base operativa. Quindi quando siamo tutti e due, ragazzi, fuori dalla base operativa, come vedete, sia sopra che sotto, mandiamo tutti quanti i veicoli al deposito, ragazzi, in modo che nessuno dei due c'ha niente attivo. E a quel punto gli diciamo invece al nostro amico in basso a destra di richiedere l'Avenger, ragazzi. Questa cosa è fondamentale. Quindi una volta che siamo lì fuori tutti e due dalla base, il ricevente deve richiedere l'Avenger in modo tale da avercelo fuori dalla base operativa. Quindi dobbiamo buggarci e per buggarci ora dobbiamo fare questo step. Il ricevente, quello in basso a destra, ragazzi, dovrà uccidere il donatore. Quindi come vedete adesso il ricevente in basso a destra sta andando dal donatore, ragazzi, che è buggato e lo dovrà uccidere. Una volta che l'ha ucciso, ragazzi, dobbiamo stare attenti a fare in tempo questa cosa. Dobbiamo avviare il duello. Guardate in alto a sinistra. Appena io muoio, ragazzi,
avvio il duello cliccando X, chi gioca da play dovrà cliccare quadrato, e a questo punto il nostro amico in basso a destra dovrà accettare la notifica dal telefono. A questo punto, raga, saremo nel duello, ok? Come facciamo per bloccare il duello? Semplicissimo, raga, lo quittiamo dal telefono. Prendo il telefono e quittare l'attività come tutte le altre, come facciamo sempre, ragazzi. Guardate la clip in alto a sinistra. Quindi guardate bene, aprirò il telefono e cliccherò AXA, chi gioca da play farà X quadrato X, ragazzi, così avremo chiuso l'attività. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo entrare dentro la base operativa. Facendo questo step avremo la possibilità di entrare all'interno della base, finalmente. Quindi ragazzi, ora ve lo velocizzo, e una volta che siamo all'interno della base operativa dobbiamo salire, ragazzi, sul nostro Avenger. Gli diciamo al nostro amico di avvicinarsi alla base e di stare lì fuori finché non glielo diciamo noi. Quindi una volta che siamo dentro l'Avenger, ragazzi, dovremmo tenere premuto RT o R2 se giocate da play, in modo tale da uscire con l'Avenger, ragazzi, dalla base. Ma non usciremo dalla base, se guardate bene, tenendo premuto il tasto per l'accelerare, raga, praticamente compariranno e scompariranno i veicoli. Quindi noi dobbiamo stare in questo stato, tenere premuto il tasto RT o R2 e dire al nostro amico, ragazzi, a questo punto di entrare dentro la base. Regà, noi dovremmo tenere sempre il tasto premuto, assolutamente, è fondamentale per tutto il tempo che entra l'amico. A questo punto, regà, ne approfitto per dirvi di lasciare un like, lasciate un commento, se, di supportare il canale, aiutarmi. Iscrivermi nel canale di Twitch, che è nel link in descrizione qua sotto, ragazzi. Aiutatemi a far crescere anche Twitch, che vi porterà un sacco di contenuti nuovi. Quindi, come potete vedere, a questo punto il nostro amico, entrando nella base, avrà l'Avenger nostro. E sbada bamme, regà. Adesso dovrà salire dentro l'Avenger, mentre noi in alto a sinistra, ragazzi, ancora abbiamo il tasto schiacciato, ok? È fondamentale. Le macchine dovranno comparire, scomparire. A questo punto, quando l'amico è sopra l'Avenger, è sicuro che è fermo sopra l'Avenger, ragazzi, noi dobbiamo scendere dall'Avenger. Come potete vedere, il nostro amico ci vedrà scendere dall'Avenger, come vedete in basso a destra, ragazzi. E adesso non ci resta altro che anche noi scendere dall'Avenger, ragazzi, in basso a destra quello che lo riceve, e poi risalire e fare la modifica, ragazzi, e così avremo salvato l'Avenger. Vi voglio anche consigliare, prima di scendere, provate a vedere se vi fa fare freccia destra, ok? Se vi fa fare freccia destra per salvarlo, fatelo, se no scendete e risalite, ok? A questo punto, ragazzi, una volta fatto ciò e avete fatto la modifica, vi cambiate lo stile, fate un salvataggio, vi mettete rientro in base operativa, ragazzi, e dovete cambiare la lobby. Allora, ragazzi, io l'ho provato, l'ho fatto 2 o 3 volte, il glitch è funzionante sempre, regà. Quindi non state a dire che non funziona, cose varie, glitch è nuovissimo, penso di essere uno dei pochi italiani a averlo portato in questo momento, e niente, ne approfitterò perché molto probabilmente si riescono a fare dei giveaway, ragazzi, si può droppare st'affare. Assolutamente, perché da come ho capito possiamo mandarlo a tutta la gente che sta in lobby. Se ci sono 4 persone dentro, fanno la stessa cosa che ha fatto il secondo nel video, ragazzi, e praticamente riusciamo a darlo a più persone. Quindi, come potete vedere in basso a destra, finalmente sono riuscito a passare l'Avenger, ragazzi. E niente, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, condividete. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete un bel pollicione, ragazzi, per me è importante. Iscrivetevi a Twitch e alla prossima. Sbada bam!